la città in questi anni è stata rimessa, io ho rimesso in pista la macchina, sta correndo e sta camminando. I primi risultati si vedono già da un po' e questo è frutto di un attento lavoro che è partito dalla messa a regime dei bilanci, da una corretta programmazione degli investimenti, da anche una corretta, un corretto utilizzo dello strumento degli appalti, per cui abbiamo sostanzialmente tantissimi cantieri aperti a Roma. I lavori si vedono a partire dalla tangenziale est, a partire dai lavori di qualificazione del piazzale ovest, a partire, guardi, qui dietro c'è il bellissimo giardino di Piazza Vittorio e lo potete vedere quello che sta accadendo ad esempio con i 900 autobus che sono già in strada o con le linee, le 5 linee di tram che abbiamo progettato, abbiamo ottenuto i finanziamenti, sono adesso in conferenza di servizi. Questa città ha lavorato tantissimo sulla programmazione e sulla pianificazione, una cosa che non si era mai fatta, e attenzione, programmazione e pianificazione a medio e lungo termine, perché noi dobbiamo darci come obiettivi sicuramente il 2030, per il quale ho chiesto che Roma possa ospitare Expo 2030, perché Roma è una città, è un laboratorio a cielo aperto, può attirare investimenti e già tanti fondi di investimento, tanti imprenditori stanno venendo a Roma, ma dobbiamo iniziare a ragionare in ottica di 2050, sono queste le sfide che ci pone l'Europa, abbiamo risposto anche attraverso il FAESC, che è il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima, che prevede una serie di azioni che vanno proprio nel senso della sostenibilità degli interventi, della riqualificazione energetica e creazione delle comunità energetiche. Roma si sta trasformando alla velocità della luce. Io dico di non fermare il cambiamento adesso. Abbiamo tre grandi sfide, il PNRR, il Giubileo e Expo, dobbiamo essere in grado di prenderle. Io oggi so come fare perché ho 5 anni di esperienza, so guidare questa Ferrari e non ho intenzione che venga fermato tutto di nuovo, perché chi arriva quantomeno si deve mettere a studiare e capire e poi smantella tutto. Quindi questo non ce lo possiamo proprio permettere. Quindi l'avete fatto arrabbiare Michele, andando al confronto. Va via dal confronto, parli sempre. Grazie sindaca.